presento, sono Gabriele Antonini, sono un urologo e mi occupo in modo particolare di andrologia, sia clinica che chirurgica. Gli ultimi 15 anni li ho passati a frequentare i più importanti centri internazionali, soprattutto degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, dove si effettuano interventi di andrologia chirurgica di altissimo livello. La mia collaborazione con il professor Paul Perito del Coral Gable Hospital di Miami, in Florida, mi ha permesso di mettere a punto la tecnica minimamente invasiva per l'impianto di protesi peniene idrauliche tricomponenti, che attualmente è il gold standard nell'implantologia protesica peniena per risolvere i problemi di disfunzione erettile. Sono l'unico in Europa che effettua questo tipo di accesso chirurgico, che ha ridotto drasticamente le complicanze infettive dell'impianto e permette al paziente, in un regime di reale day hospital, di essere dimesso la sera dell'intervento. La tecnica chirurgica permette una rapida attivazione del sistema già a 7 giorni dall'intervento e una ripresa completa dell'attività sessuale a 45 giorni. Dopo aver effettuato un'anestesia loco-regionale, si incide in zona infrapubica per circa 2 cm. Con il dito, per via smussa, si apre la fascia di Colmes e vengono posizionati dei punti di sospensione sui corpi cavernosi, in questo caso quello di destra, che risulteranno utili in un secondo momento per chiudere le corpo-rotunde. Vediamo qui i punti di sospensione sul corpo cavernoso di sinistra. Viene effettuata con una lama 12 curva una incisione minima sul corpo cavernoso. Con l'introduttore di Furlov si effettua una dilatazione prima dell'ecrura e poi della parte distale del pene. Stessa manovra viene effettuata controlateralmente, sempre effettuando una minima incisione di 1,5 cm e poi dilatando con l'introduttore di Furlov dei corpi cavernosi. Dopo aver individuato con il dito l'anello inguinale esterno, lo stesso viene perforato con lo speculum nasale di Tinian e viene impiantato nello spazio di Retzius il pallone o reservoir. Spesso viene gonfiato con soluzione fisiologica. Si preparano a questo punto i 2 cilindri protesici. L'introduttore di Furlov e uno speciale ago, detto ago di Kate, permette l'impianto dei cilindri protesici. Vedete come lo spingitore alla base dell'introduttore di Furlov spinga l'ago fuori dalla testa del glande e questo porti con sé il filo al quale è ancorata la protesi. La stessa manovra si effettua sull'altro corpo cavernoso. Può risultare utile lo speculum nasale per divaricare la parte prossimale verso l'ecrura del corpo cavernoso e impiantare il cilindro con il suo tip. Trazionando il filo che fuoriesce dal glande, la protesi viene accompagnata all'interno del corpo cavernoso e posizionata correttamente. A questo punto viene chiusa la corporotomia con un filo di Vicryl in 2-0. La stessa manovra avviene nel corpo cavernoso controlaterale. Prima la parte prossimale verso l'ecrura e successivamente, sempre trazionando il filo sul glande, viene accompagnato il cilindro protesico all'interno del corpo cavernoso di destra. Anche in questo caso viene effettuata una chiusura della corporotomia. Con l'aiuto dello speculum nasale si crea uno spazio nella borsa scrotale che servirà per alloggiare la pompa.
vedete come la pompa viene spinta all'interno della fossa scrotale grazie allo sphincter nasale e poi successivamente venga trazionata verso il basso. Risulta molto utile questa manovra per controllare che la pompa non sia ipertonica. Viene effettuata la chiusura del sistema idraulico e i tubi vengono completamente nascosti all'interno del corpo. Viene posizionato un drenaggio e si effettua la chiusura della breccia chirurgica. La prova idraulica dimostra come il sistema sia correttamente funzionante.